l'Italia chiude il 2018 con una vittoria. La nazionale guidata da Roberto Mancini supera infatti per 1-0 gli Stati Uniti nell'amichevole disputata a Genk in Belgio. Come già successo contro il Portogallo, gli azzurri sprecano diverse occasioni, con il portiere statunitense protagonista di grandi parate. Ma quando lo 0-0 sembra segnato, arriva il gol di Politano al quarto minuto di recupero. Da segnalare anche l'esordio di Moises Kean, primo giocatore nato negli anni 2000, a scendere in campo con l'Italia. Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League. Con queste parole il giocatore della Juventus, Alexandro, è intervenuto nella conferenza stampa prima dell'amichevole tra Brasile e Camerun. Il terzino poi però ha voluto tranquillizzare i tifosi bianconeri. In questo momento sono molto felice nel club e nel campionato in cui gioco. Adesso, ha proseguito l'ex porto, il mio desiderio è di continuare dove sono perché sono veramente felice. Su di lui da tempo ci sono Chelsea e Manchester City. Il sudamericano ha un contratto coi campioni d'Italia che scade nel 2020. Il rinnovo dovrebbe arrivare a breve, anche se voci dicono di un Alexandro scontento di non aver ricevuto proposte per l'aumento dell'ingaggio. Le parole del presidente dell'Asso Calciatori Damiano Tommasi a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio. Questo è il nostro quinto anno che pubblicheremo Calciatori sotto tiro, dove segnaliamo tutti gli episodi di violenza subite dai calciatori in qualsiasi categoria durante l'anno, e purtroppo gli episodi ci sono, si contano. Gli episodi nei confronti degli arbitri ovviamente vedono protagonisti anche talvolta i calciatori, e noi siamo sempre stati a fianco anche della federazione o dell'associazione degli arbitri per punire severamente chi tesserato si macchia di questi episodi. La cosa che sorprende almeno personalmente in questi giorni è sapere che a distanza di 2, 3 giorni, una settimana, ancora non si erano trovati i responsabili dell'episodio che è successo la scorsa settimana. Quindi questo fa riflettere, perché vuol dire che è un sistema che va vissuto in un altro modo rispetto a quello che si sta facendo adesso, e consapevoli che meno insulti, meno violenza vuol dire maggiore entusiasmo e più vivibilità di un sistema che ha bisogno di tutti per stare in piedi, non c'è la responsabilità di un singolo. La stagione è ormai conclusa e Marc Marquez si è laureato campione per la quinta volta nella MotoGP. Ma non tutto è stato perfetto, infatti, come rivela lo spagnolo, dopo i test dei prossimi giorni nella penisola iberica si opererà alla spalla. La mia spalla è arrivata al limite, farò i test di Valencia e quelli di Jerez tra una settimana, poi mi opererò. Quest'anno mi ha torturato, mi è uscita fuori almeno 9 volte. Mi opererò nella prima settimana di dicembre, continua il pilota della Honda. Poi dovrò stare a riposo per 1 mese e mezzo, proprio per questo il mio prestagione sarà totalmente diverso. Di solito vado a correre in bici e faccio motocross, ma quest'anno dovrò limitarmi alla cyclette. Avrò febbraio e marzo per rimettermi in forma.